a fare qualche battuta con i nostri beniamini, il più acclamato, ricordiamoci che qualcheduno manca anche, tutti sì. I nazionali mancano, sei nazionali, i due brasiliani. Degli europei, due, tre con Gabriel che sono impegnati alle Olimpiadi, ricordiamo Tevo e Yepes che arriveranno in settimana ma usufruiscono di qualche giorno di permesso, esatto. Tevo dovrebbe addirittura arrivare domani, Yepes tra qualche giorno. Ho notato una cosa, le nuove gerarchie, diciamo, dei senatori della squadra, Ambrosini affiancato da Bonera e Antonini, che potrebbero essere, sono di fatto tra i vecchi insieme a Cristian Abbiati di questo Milan. Bonera è alla sesta stagione, quella che va iniziando, alla settima stagione, quella che va iniziando con la maglia del Milan. Antonini ha fatto il settore giovanile, ha girovagato, poi è tornato qua. Ambrosini è qui il capitano, è inevitabilmente l'uomo di maggior spessore all'interno della rosa, almeno a livello di esperienza, quindi in attesa che tornino alcuni dei big, anche se poi alcuni nazionali come Montolivo, Nocerino che è arrivato l'anno scorso, Moxes, sono tutto sommato freschi di maglia rossonera. Ripeto, Bonera, Ambrosini e Antonini sono tre giocatori che devono un po' fare da traino tra il Milan tra virgolette vecchio e il Milan nuovo, cioè fanno un po' da ponte, e in mezzo ci sono i nuovi, c'è Stefano Esciaraui che è al secondo anno ma è acclamatissimo Stefano a livello di, così, se dovessimo fare una classifica dei likes su Facebook credo che sia secondo solo a Boateng a livello di apprezzamento. Ah, perché tu segui Facebook, bravo Luca. Anche sì, sono moderno pur nella mia anzianità. A differenza tua che sei ancora così giovane e fresca. Io sono aggiornata su tutto, lo sai. Certo. Però dico, secondo me Boateng e Sharawi sono due giocatori che anche a livello di appeal mediatico, a livello di comunicazione, hanno un grande richiamo anche tra i tifosi, sono molto ambiti, specie tra i ragazzini e le ragazzine, ma soprattutto dei ragazzini. Tu vedi che ci sono delle maglie 92 Sharawi, non è normale che in una squadra come il Milan, piena di campioni, zeppa di campioni di storia, ci siano tanti tifosi che abbiano la maglia di un ragazzo che deve fare 20 anni. Questo va a premio, a merito di Stefano Esciaraui, che è un ragazzo che diventerà sicuramente uno dei campioni del nostro calcio, e spero non solo del calcio italiano ma anche del calcio europeo e del calcio mondiale, e dimostra come questo ragazzo in poco meno di un anno, non giocando nemmeno sempre, sia riuscito a diventare un binomio di tifosi, quindi bravo Stefano. E poi ci sono giocatori come anche Antonini che da un po' insomma, fanno questi raduni, sono abbastanza conoscitori di questo tipo di giornate, queste occasioni, che però hanno sempre la stessa voglia, la stessa passione di ritrovarsi in questo caso al 9 luglio per cominciare la loro stagione. Torino, esatto, è proprio come se fosse casa. Sono contenta di vedere queste immagini al di là della passione dei tifosi per ricevere gli autografi, ma proprio dell'entusiasmo che c'è, perché c'era qualcuno che magari parlava di un'ipotesi di contestazione, insomma non andava magari bene tanto il mercato per alcuni tifosi. Invece, come sempre, i tifosi, e speriamo anche durante l'anno con le presenze a San Siro, con le presenze nelle partite più importanti e via dicendo, insomma dimostrano non sul campo ma nel loro campo di essere vicini. Vedo ancora molti tifosi con la maglia numero 9 di Inzaghi, questo, ma volevo chiedere a Claudio, tu hai detto 2000 più o meno oggi i tifosi, le hai accennato stamattina, confermi come cifra, più o meno siano lì, forse un po' di più, e non una presenza non da poco. No, come dicevo prima, ci sono tanti tifosi che sono già assiepati alle spalle della rete di recinzione. Tra poco credo abbiamo anche modo di rimostrarli un'altra volta. E con la nostra telecamera, ripeto, tra poco andremo anche sui tifosi, però sono disposti sia lungo il lato verticale, quindi ce ne sono già diversi, ma anche alle spalle di una delle due porte. Oltre a quelli che si possono scorgere e vedere, che poi evidentemente non costituiscono soltanto una prima fila, ma ce ne sono due o tre alle spalle dei tifosi che si vedono dietro alla rete di recinzione, ce ne sono tanti altri che sono anche